Buonasera. Dunque, cominciare a parlare della parola è una cosa estremamente complessa. Non vi nascondo che si tratta di un argomento estremamente articolato, anche difficile se vogliamo. Io cercherò di farvene capire in qualche modo le problematiche senza arrivare ad indagare diverse questioni di carattere scientifico che da veramente da migliaia di anni riguardano questo argomento. Pensate che lo studio sull'origine del linguaggio è una cosa che è enormemente più antico del darwinismo, cioè in realtà solamente da Darwin noi in qualche modo abbiamo una serie di teorie legate all'evoluzione, quindi connesse con quello che è la genesi dell'ominazione, l'evoluzione umana, la vicenda, il percorso che ha portato all'uomo moderno dal darwinismo, mentre lo studio del linguaggio è enormemente più antico. Non solo è enormemente più antico, ma è talmente tanto stato, se vogliamo, sciorinato, esaminato, analizzato, ha dato origine ad una tale quantità di diverse teorie, ipotesi più o meno contrastanti, più o meno fantasiose, più o meno accettabili, che nel 1866, quindi in realtà tanto tempo fa, 150 anni fa, se vogliamo, il centro, la Société Nationale de la Langue, cioè la Società Nazionale della Lingua francese, quindi un'istituzione francese preposta alla lingua, ha detto basta, cioè ha detto basta, sull'origine del linguaggio non se ne parli più. Non perché si fosse arrivati ad una soluzione, ma perché fino al 1866 esistevano un'infinità di studi diversi dedicati all'origine del linguaggio. Proprio perché fin dall'antica Grecia, solo perché dall'antica Grecia in qualche modo ne esisteva, cioè ce ne esiste a noi oggi documentazione, ma è probabile che da prima ancora, fin dall'epoca egizia, c'era stato qualcuno, qualche intellettuale, qualche studioso, qualche filosofo spesso, che ha cercato di capire da cosa aveva avuto origine il linguaggio umano. Quindi noi che questa sera cominciamo a parlare di questo argomento siamo veramente gli ultimi arrivati, d'accordo? E non possiamo pretendere di mettere la parola fine a una dissertazione che dura veramente da migliaia di anni. Questo perché? Perché in realtà il linguaggio, anzi la lingua, è stata considerata una cosa profondamente connaturata con l'uomo, forse addirittura troppo connaturata con l'uomo. Cioè noi abbiamo cominciato a dire che l'uomo esiste da quando può parlare, anzi proprio nel parlare noi abbiamo cercato di distinguere l'uomo da tutto ciò che lo ha in qualche modo preceduto, al punto che c'eravamo veramente inventati. E non vi nascondo che molti antropologi tuttora, Lieberman ad esempio, continuano a sostenere questa idea, cioè che prima di noi tutti coloro che non sono ancora noi non parlavano. Si diceva l'uomo di Neanderthal non poteva parlare, era muto. Gli uomini prima dell'uomo di Neanderthal erano muti. 15 anni fa lo studio di un osso ioide trovato in una grotta, un osso neandertaliano trovato in una grotta in Israele, ha dimostrato che l'uomo di Neanderthal parlava. E questo ha messo in discussione questo problema che l'uomo è tale da quando parla. C'è un'affermazione interessante fatta da un importante antropologo che è Roland Barthes, che però è tuttora in qualche modo una
delle affermazioni che vengono considerate più importanti su questo argomento. Questo scritto che lui fa poco prima di morire, lui muore nell'84 e pubblica nell'80 un libro che vuole un po' arrivare alla fine di tutti quanti i suoi studi sulla linguistica. Lui dice: l'uomo non preesiste al linguaggio, né filogeneticamente né ontologicamente. Vedremo poi cosa significano queste cose filogeneticamente e ontologicamente. Non è possibile raggiungere uno stato in cui l'uomo sia separato dal linguaggio. È il linguaggio a informare la definizione dell'uomo e non il contrario. Cioè, poiché io ho un linguaggio, sono un uomo. Questo è il senso di Barthes. In realtà questa cosa è un pochino da rivedere per certe cose, però noi dobbiamo in qualche modo, ci dobbiamo riflettere insieme. Perché? Perché innanzitutto dobbiamo metterci le idee chiare sulla nomenclatura, cioè sulle parole che usiamo, visto che il tema è il linguaggio, dobbiamo partire da quello, no? Allora, una cosa è il linguaggio, una cosa è la lingua, una cosa è la parola. Noi spesso, guardate quanto siamo leggeri nell'uso della nostra lingua, dell'italiano. Spesso usiamo questi tre termini con leggerezza, come sinonimi, no? Diciamo come sinonimi. C'è una differenza enorme. Per esempio, la parola. La parola che cos'è? La parola è un fenomeno vocale che non necessariamente presuppone il linguaggio. Il pappagallo ripete. Il pappagallo parla, emette delle parole, ma le parole che emette il pappagallo non sono connesse con un linguaggio. Il pappagallo le ripete, è dotato di un sistema fonetico, quindi può in qualche modo emettere dei suoni, ma questo non vuol dire che sta comunicando. Quella è la parola, quindi la parola è un fenomeno sonoro. D'accordo? E quella è una cosa. Poi c'è il linguaggio. Il linguaggio è invece una forma di comunicazione che presuppone, il linguaggio, attenzione, presuppone una retroterra culturale e neurologico per poter essere articolato. Cioè, io emetto un linguaggio, ho un mio linguaggio, se ho un cervello così sviluppato che può formulare un pensiero e che questo pensiero deve essere comunicato. Questo è il linguaggio. Attenzione, un'altra cosa è la lingua. Lingua invece è un modo di esprimere il linguaggio. Vi faccio un esempio. I sordomuti. I sordomuti hanno la stessa capacità neurologica, mentale, di me che invece parlo, d'accordo? Ma non hanno un sistema, di fonazione, in qualche modo attivo, e quindi il linguaggio si formula nella loro mente esattamente come nella mia, ma viene espresso in modo diverso. E quindi questo differenzia il linguaggio dei segni che fanno i sordomuti dal linguaggio invece che è una lingua che è espresso da chi è dotato invece di un sistema di fonazione. Quindi questa è la differenza tra parola, linguaggio e lingua. Che vuol dire che quindi può esistere un linguaggio anche se si fa riferimento a un linguaggio dei segni, che non necessariamente è quello dei sordomuti. E noi vedremo, anzi, che secondo uno degli ultimissimi studi, il linguaggio si è evoluto partendo proprio da quello dei segni, attraverso studi anche recentissimi. Attraverso il linguaggio dei segni si è arrivati poi a un linguaggio vocale, che è quello che abbiamo noi. Quindi dire che l'uomo di l'australopiteco non aveva un linguaggio è sbagliato. L'australopiteco in realtà poteva benissimo avere un suo tipo di linguaggio, anche estremamente evoluto. L'australopiteco magari era in grado di formulare una sua, un suo sonetto o un suo verso della Divina Commedia, ma esprimerlo non in forma vocale, ma secondo il proprio linguaggio.
È chiaro? Quindi questa è una prima distinzione importante da dire. Allora che dobbiamo pensare? L'uomo, seguendo quello che dice Bertie, è uomo fin tanto meglio dal momento che ha un linguaggio o dal momento che ha una lingua. Voi capite che può sembrare un discorso banale, ma è importantissimo. È chiaro? Perché gli animali, attenzione, non hanno un linguaggio, hanno una comunicazione, ma non è un linguaggio, almeno in base alle nostre attuali conoscenze. E vedremo anche in quali modi arrivarci. C'è poi da dire un'altra cosa importante, una scoperta, se vogliamo, importantissima, che è stata fatta alcuni anni fa e che, non vi nascondo, è per certi aspetti anche un po' la ragione per cui io ho avuto poi questa idea, ho convinto Aldo di fare questo tipo di incontri. Alcuni anni fa si è scoperto che possiamo in qualche modo arrivare a avvicinarci allo studio della lingua filogenetica partendo dal cammino ontologico. Questa è una scoperta fatta pochi anni fa. In poche parole, guardando, osservando la forma ontologica, cioè vedendo come il singolo individuo impara a parlare, cioè vedendo come il bambino impara a parlare, possiamo applicare quella metodologia ontologica, cioè legata al bambino, al sistema filogenetico, cioè al sistema di tutta la specie. In altri termini, vedendo come il bambino piccolo impara a parlare, possiamo arrivare a capire attraverso quali stadi il genere umano ha imparato a parlare. Questa è la scoperta importante, perché nessuno, io quando a mio figlio, fino a qualche decennio fa si faceva in modo diverso, quando io a mio figlio, mio figlio adesso ha 1 anno e mezzo, quindi è proprio in quella fase, ecco perché mi è venuta questa idea, io dal momento che mio figlio ha visto per la prima volta un cane, io gliel'ho chiamato cane, d'accordo? E non c'è stata una volta in cui io a mio figlio, vedendo quell'animale, non gli ho detto è un cane. Ma mio figlio non dice cane, mio figlio dice wow. Poiché io non gli ho mai detto quello si chiama wow, com'è possibile che lui si è evoluto la ripetizione del verso del cane? Com'è possibile che mio figlio, che gli è sempre stato detto cavallo, sempre cavallo, lui da solo, da quando aveva 9 mesi fino a quando aveva circa 1 anno e 4 mesi, chiamava il cavallo. Da 1 anno e 4 mesi ad adesso nessuno gliel'ha detto, non lo chiama, lo chiama. Perché ha fatto questo cambiamento? Che cosa è successo? D'accordo? Il cavallo, non è che i cavalli che mio figlio vedeva diceva, fino adesso davanti a lui facciamo, da adesso facciamo, no. Allora perché ci sono venuti questi cambiamenti nella mente del bambino? Attenzione, finora vi sto parlando di mente, in realtà non riguarda solo la mente, riguarda anche il cambiamento della diversa disposizione dell'apparato della gola. È chiaro? È l'anatomia anche che cambia. Oserei dire, non è solo l'anatomia, è anche il tipo di approccio diverso che il bambino ha verso l'animale. È la cosa più facilmente ripetibile ed è la cosa che probabilmente colpisce di più un bambino di 9 mesi. Poi il bambino di 9 mesi capisce che forse non è un linguaggio del cavallo, forse è uno sbuffo, e capisce che il linguaggio del cavallo è un altro. E allora comincia ad adottare quel diverso linguaggio. Ecco, curiosamente, da quando negli ultimi 50 anni sono aumentati gli studi sull'infanzia, gli studi proprio sul sistema di apprendimento umano, è completamente cambiato il nostro approccio verso l'antropologia semantica e verso lo studio delle origini del linguaggio in senso filogenetico, cioè del linguaggio del genere umano e non del singolo individuo. Quindi
Tutto questo, diciamo, è un po' l'argomento di cui noi dobbiamo occuparci in questi nostri incontri. In modo quasi provocatorio, ho deciso di chiamare questa serie Verba. Verba. Perché? Perché in realtà fa riferimento un po', no? Anche questo è importante. Pensate al Vangelo di Giovanni. En arche kaio logos. In principio era il verbo. In principio era la parola. In quel caso si fa riferimento alla parola di Dio. Bene, gli studi stanno dimostrando che in principio era il silenzio, in realtà. Cioè che la comunicazione umana, il linguaggio umano, non passava per un linguaggio vocale, ma passava per un linguaggio invece gestuale. E lo studio di questo passaggio gestuale è una cosa importantissima, che noi siamo così distratti dall'aspetto vocale da non renderci conto dell'importanza dell'aspetto invece gestuale. Alcune cose saltano agli occhi. Noi non parliamo quasi mai senza accompagnare il nostro parlare con dei gesti. E non sono solamente i gesti delle mani per cui noi italiani siamo famosi nel mondo. Mettiamo paura alla gente quando parliamo. Ma il linguaggio gestuale si riferisce a tante cose. Al nostro modo di muovere la testa, al nostro modo di camminare, al nostro modo di alzare le spalle. È quello il linguaggio gestuale. Ed è evidentemente talmente innato e talmente connaturato che è stato fatto uno studio 3 anni fa di una cosa che in realtà nessuno aveva mai pensato anche solo a vedere o a far caso. Se voi vedete un non vedente che parla con un altro non vedente, il linguaggio gestuale lo fa lo stesso. Nel mio caso potrebbe avere un senso, sto parlando con voi, il movimento delle mie mani rende più incisive certe cose che sto dicendo, d'accordo? Il movimento della testa può aiutarvi, lo so io che sto parlando, lo sapete voi che mi state guardando, ma se è un non vedente, al non vedente nessuno ha insegnato, guarda devi fare con le mani così, e si rivolge a un altro non vedente, quindi sa che quello che gli sta di fronte non vedrà il suo gesto, eppure il non vedente fa lo stesso quel linguaggio, fa lo stesso quella gestualità. Quindi evidentemente lo studio, la scoperta, anzi in realtà è una teoria su cui si stanno scontrando diversi studiosi, è che il linguaggio umano sia frutto dell'unione di 2 cose. La prima è una cosa che viene chiamata una grammatica innata, innata, cioè una cosa che probabilmente è frutto dell'evoluzione, non è frutto di un insegnamento, è frutto appunto dell'evoluzione. E un'altra che invece è una sorta di imitazione. Vediamo l'esempio di mio figlio. Poiché io non gli ho insegnato che il cavallo è... Perché lui dovrebbe aver percepito del cavallo la forma... Perché evidentemente, in un momento ancestrale, il genere umano doveva riconoscere l'eventuale pericolosità degli animali che aveva di fronte, tarandone o percependone i moti emotivi. D'accordo? E il moto emotivo dell'animale è trasmesso dal movimento e dal verso. Forse tu colleghi quell'animale a quel verso, che è il verso che lo rappresenta come animale pericoloso. Il leone ruggisce, ma in realtà il leone fa una marea di versi, poi fa anche il ruggito, ma nel nostro immaginario il leone è quello che ruggisce. È chiaro? E allora, geneticamente, in modo innato, noi percepiamo soprattutto come prima informazione, e siamo quindi in grado di concepire quella come messaggio, quella che trasmette uno stadio che per noi può essere pericoloso. E questa è la grammatica innata. Poi si aggiunge un'altra parte che invece è la parte emulativa, cioè io che da sempre dico no, si chiama cavallo, dopo un po', dopo mesi, sto poveretto dirà mamma mia, si chiama cavallo, e allora comincia a chiamarlo cavallo, ecco. E questi sono il frutto
delle due cose che si combinano. Questo ontologicamente, cioè parlando del singolo individuo. Forse il genere umano ha fatto più o meno lo stesso tipo di cammino, per elaborare tutto questo. In realtà poi le cose diventano estremamente complesse, però fin dalle origini si è pensato, fin da sempre si è pensato di capire come il linguaggio era stato trasmesso, come aveva avuto origine tutto questo. Sì, se guardavano i bambini in qualche modo, ma nel pensiero, nell'immaginario c'era stato l'idea di dire: ma probabilmente il linguaggio è qualcosa che è stato trasmesso all'uomo dagli dèi, dalla divinità, qualunque essa sia stata. Allora si è cominciato a parlare di una lingua di Dio. Cioè, che lingua parlava Dio? Se nella Bibbia Dio ha creato Adamo ed Eva, Dio evidentemente ha parlato ad Adamo ed Eva in una certa lingua, Adamo ed Eva hanno appreso la lingua da Dio. Quindi si era detto: Adamo ed Eva cominciano a parlare la lingua di Dio. Io vi ho detto questo della Bibbia, ma se noi andiamo ad analizzare gli altri poemi, degli altri miti, delle altre religioni, delle altre etnie, il discorso è lo stesso. Cioè, le divinità greche parlavano greco, le divinità del mondo iranico parlavano farsi, quelle del mondo accadico, sumero, parlavano accadico e così via. Quindi è nato questo concetto. E se Dio è uno e Dio ci ha dato uno, nel senso, se è il mio Dio, poi che sia un Dio unico o siano 50 divinità, sono le mie divinità e parlano la mia lingua. Sono divinità perché? Perché mi hanno fatto. Ma allora perché c'è uno che parla una lingua diversa dalla mia? O gli dèi hanno creato tutti quanti, a me mi hanno imparato la loro lingua, a quello ho detto no, quello mi sta sulle balle, gli imparo lingua diversa. No, evidentemente o ha delle altre divinità, e questo non è giusto, perché in realtà se il Dio è, se le divinità sono quelle, hanno dato la loro lingua a tutti. Oppure doveva esserci stato qualche episodio per cui gli dèi volontariamente hanno poi dato lingue diverse. Ed è da qui nasce il mito biblico della Torre di Babele, che è uno dei miti biblici, ma se noi andiamo ad analizzare altre mitologie, troviamo miti che non sono quelli della Torre di Babele, ma che hanno origini analoghe, d'accordo? Pensate ai miti classici di Deucalione e Pirra, o ai miti connessi comunque con l'anello di Gige, o ai miti della dea Inanna, che è la divinità sumera, che poi diffonde tutte lingue diverse per far sì che i vari popoli non costituiscano un'alleanza contro di lei. Cioè, l'idea stessa della pluralità linguistica è un'idea che è connaturata con i miti. E quante lingue poi vengono allora ad esistere nel mondo? Incredibile, pensate. Non si sa. Noi non sappiamo quante lingue esistono nel mondo. Anche perché la cosa più difficile è distinguere le lingue dai dialetti. Perché alcuni dialetti assurgono ad avere un loro ruolo di lingua, ma in realtà sono una deformazione di una lingua particolare, d'accordo? Una lingua per essere tale deve avere una sua costruzione autonoma, grammaticalmente parlando, sintatticamente parlando, eccetera. Diciamo che tendenzialmente, attualmente, grosso modo, si contano nel mondo tra le 7.000 e le 7.200 lingue, grosso modo. Queste che vedete qui non sono i colori di tutte le lingue, attenzione, sono le famiglie linguistiche, cioè i gruppi di lingue. Tant'è vero che, guardate, l'Europa, che noi sappiamo quante lingue ha, è tutta quanta dello stesso colore, vedete? Questo colore grigio. L'India, mamma mia, l'India, guardate, ha tutta lo stesso colore, questo colore che vedete qui. Ma pensate, la sola India ha nel suo territorio quasi 1700 lingue, non dialetti, attenzione, lingue, d'accordo? L'Africa subsahariana ha nel suo territorio più di 1000 lingue, per un totale di più di 7.000 lingue in tutto il mondo. Attenzione,
si è calcolato, purtroppo, perché è una perdita mostruosa, è una perdita irreparabile, che nei prossimi 100 anni le lingue si saranno ridotte a più della metà. Voi direte, ah, meno male, posso girare e parlare una stessa lingua. Ma pensate, una lingua, che enorme bagaglio culturale che porta dietro di sé. Anche perché, cosa importante, noi pensiamo che la lingua faccia la cultura, ma in realtà la cultura è molto più antica della lingua, perché la cultura è fatta dal linguaggio, non della lingua. È chiaro? Ebbene, la perdita di queste lingue, pensate che enorme perdita che sarà. Ci sarà qualcuno che a un certo punto non sarà più in grado di capire certe lingue. Noi oggi ce ne siamo resi conto con alcuni dei nostri dialetti. Poi stiamo cercando di correre ai ripari, ma purtroppo certe parole ormai non si usano più e non le conosce più nessuno. Questo per quello che riguarda le lingue. Questa è l'Europa, e poi il dettaglio dell'Europa, e indica, vedete, quelle che sono, anche qui, le famiglie linguistiche europee. Il blu scuro che caratterizza, che caratterizza l'Italia sono le lingue romanze, d'accordo? Per cui vedete che, o meglio, sono diciamo una parte delle lingue romanze. Infatti vedete che comprende l'Italia e la Francia, ma sono lingue di derivazione latina, anche lo spagnolo, vedete, così? Però ovviamente è di un colore diverso, appartiene ad una sottofamiglia, d'accordo? Noi poi vedremo nel corso dei nostri prossimi incontri come vengono formandosi in qualche modo queste lingue. E se vogliamo scendere ancora più nel dettaglio, questa è l'Italia, però attenzione, questa è una divisione, potremmo dire, familiare dei dialetti. Attenzione, non distingue i dialetti, sono le famiglie di dialetti. In Italia il dialetto, attenzione, è una cosa diversa dalla lingua. Perché? Perché già se voi andate probabilmente a Montemarciano o a Senigallia, chi è di Ancona capisce che quelli che stanno lì parlano in modo diverso. Io non lo so, non sono di Ancona, non posso dirlo, ma vi posso dire che se da Roma io mi sposto a Frascati o a Marino, già lo sento che quello non è di Roma. Addirittura se mi sposto a Colleferro, piccola notazione, nei film di Luigi Magni, cioè quei film che sono Il nome del papare, Il nome del popolo sovrano, la maggior parte degli attori, quando non erano gli attori importanti, era gente che veniva presa a Colleferro. Perché a Colleferro si parla il dialetto romanesco, quello proprio più... D'accordo? Ma questo per una ragione, io racconto sempre una storiella in questo caso, che è una storiella che serve a far capire un po' il senso. Nell'antica Grecia, questa è una storiella raccontata da Plinio, nell'antica Grecia c'era un famoso scultore che si chiamava Mirone. Mirone era di una cittadina che si chiamava Sicione, e Sicione era un po', come dire da noi, che ne so, un paese squallido così. Ora, poiché Mirone era un grande scultore, lui viveva nell'angoscia di non essere ateniese. Perché diceva, tutti sono di Atene, per cui diceva, Mirone sei di Atene, no, purtroppo sono di Sicione. E allora Mirone una volta dice, io almeno una volta nella vita devo vivere da ateniese, cioè devo essere scambiato per uno di Atene. E allora chiama un suo amico di Atene e si fa spiegare in modo proprio perfetto, con la notazione giusta, come si diceva in dialetto ateniese: oggi è proprio una bellissima giornata, credo che starò tutto il giorno fuori, in perfetto dialetto ateniese. Mirone parte da Sicione, arriva ad Atene, la prima persona che incontra la dice, ah, oggi è proprio una bella giornata, credo che starò tutto il giorno di fuori. E questo tizio, che non l'hai mai visto, appena vuole dice, tu non sei ateniese. Mirone disperato dice, oddio, come hai fatto a capire che non sono ateniese? Perché parli troppo bene ateniese. E questa è la realtà. Quindi il discorso dei dialetti non si può fare. Possiamo parlare di famiglie di dialetti, ma altrimenti è chiaro che
da paese a paese ci sono delle notazioni, e questa differenza tra paese e paese rientra in campo nel discorso che noi dovremmo parlare anche oggi. Cioè noi andiamo verso una pluralità linguistica, verso una uniformità linguistica. Cioè quando la lingua, seguendo un attimo il mio ragionamento, quando la lingua è nata nell'umanità, non era una lingua uguale per tutti. Non c'è stato un grande vecchio, un dio, qualunque esso sia, che ha detto: allora signori, ora vi insegno la lingua, questo si chiama microfono, ripetete con me, microfono. Non è successo così. Come è nata la lingua? È nata perché all'interno di ogni piccolo nucleo, anche piccolissimo nucleo, si è evoluta una forma di linguaggio per comunicarla. Eravamo noi tre che vivevamo dentro una grotta e abbiamo deciso che questo oggetto qua si chiama microfono. Loro tre che vivevano 50 metri da noi non avevano mai a che fare con noi, o se avevano a che fare con noi non avevano a che fare in relazione a questo microfono, e questo oggetto l'hanno chiamato in modo diverso, d'accordo? Quindi attenzione, più una lingua è plurale più è antica, e questa cosa si vede nei... Adesso faccio un discorso difficile, poi arriveremo tutte queste cose a riparlarne. Questa cosa si vede nei fonemi. Allora, laddove c'è una standardizzazione, questa standardizzazione diventa sempre più semplice. Si tende a desemplificare sempre di più. Ma all'origine non era semplice. E allora, più una cosa è complicata, più è antica. Pensiamo ai fonemi. Noi oggi in italiano quanti fonemi abbiamo? Ne abbiamo all'incirca una trentina. Sono i suoni di tutte le nostre lettere. A, B, C, D. Però sono una trentina, perché qualche lettera la pronunciamo direttamente. Diciamo C, ma diciamo anche C. D'accordo? Oppure diciamo SH. Ma SH non c'è una lettera che esprime lo SH. Uniamo due lettere. Noi abbiamo una trentina di fonemi, d'accordo? Ora, se noi andiamo in Africa, le lingue africane, ora intendiamoci, la nostra lingua, l'italiano, sarà una lingua complessa. Abbiamo una letteratura straordinaria, con il nostro italiano ci abbiamo scritto la Divina Commedia, con il nostro italiano ci sto parlando io a voi, eppure abbiamo una trentina di fonemi, cioè una trentina di suoni diversi, d'accordo? È una lingua complessa, eppure abbiamo solo una trentina di fonemi. Pensiamo ad alcune lingue che appartengono al gruppo Bantu dell'Africa centrale, lingue di popolazioni che vivono dentro, oggi forse non più capanne, ma comunque vivono in un'economia di villaggi, gente magari che non sa neanche leggere e scrivere, d'accordo? Che tipo di uso potrà fare in alcuni casi della loro lingua? Possiamo pensare, ma un uso molto limitato, eppure alcune loro lingue hanno anche 180 fonemi. Cioè se noi avessimo una lingua che ha 180 fonemi, che ci faremmo? 180 fonemi significa che non hanno solamente suoni come, che per noi è se ci stiamo strozzando, per loro fa parte, è una lettera. O suoni ancora più complessi, 180, faccio fatica persino ad immaginarli io, 180 suoni, eppure la loro lingua ha 180 fonemi. Questo vuol dire, curiosamente, che è più antica. Perché? Perché noi abbiamo sostituito questi suoni con suoni più pratici, più duttili, è chiaro? Più veloci da fare e da trasmettere. Ma è da lì che si parte ed è qui che si arriva. Quindi, più è ricca di fonemi la lingua, più è antica. Le lingue antiche, le lingue... Adesso io sto studiando il persiano antico, questo periodo, perché dovrò andare poi in Iran. Bene, il persiano antico è una lingua spaventosa,
Perché in molti casi Reinhold, che è uno di quello che l'ha tradotta nell'Ottocento, si è trovato costretto a semplificarne la pronuncia, perché in alcuni casi sarebbe impossibile da farla. Eppure, pur così, è una lingua che sembra il tedesco. Così. Cioè, ma come si fa ad esprimere il suono fatto? Cioè, come fai a scriverlo? Eppure sono lingue antichissime, che hanno tutte questa particolarità. Quindi dobbiamo vedere come si forma, come si forgia tutto questo. Ora, il discorso è, dunque, partiamo dagli animali. Gli animali comunicano, sicuramente, comunicano, ma anche se voi avete vicino o avete a che fare con un bambino piccolo, anche lui comunica. Un bambino piccolo di un mese di vita vi comunica che ha fame, eppure non parla. In qualche modo non possiede neanche un linguaggio, perché lui vi comunica, ma quello non è un linguaggio, è una comunicazione. Gli animali comunicano, d'accordo? Allora il discorso è, quando è che un particolare tipo di individuo, un essere, ha smesso di comunicare e ha cominciato a esprimere un linguaggio? E quindi come tale ha cominciato ad avere quella definizione che noi possiamo dire è un essere umano. Cioè, se noi abbiamo deciso, in accordo con i diversi antropologi, che evidentemente il linguaggio è ciò che connota l'essere umano, quando è che noi possiamo cominciare a dire allora è un individuo che esprime un suo linguaggio? D'accordo? I primati, ad esempio, il bonobo che vedete rappresentato qui, ha un suo linguaggio oppure semplicemente comunica come il bambino? Allora, questo è stato un discorso molto complesso, perché sapete che alcuni, circa una decina di anni fa, ci si è messi in testa di insegnare proprio a uno scimpanzé a parlare. Avrete visto forse sicuramente in televisione diversi documentari. Ora, ci si è subito resi conto che lo scimpanzé non può parlare. Perché non può parlare? Perché non ha il sistema della laringe, della faringe tale per farlo parlare. Non può. Allora ha detto, d'accordo, non può parlare, però forse può avere un suo linguaggio. Proviamo ad insegnargli allora il linguaggio dei sordomuti. Può uno scimpanzé apprendere il linguaggio dei sordomuti? Ebbene, lì per lì, in un primo momento sono stati fatti delle scoperte incredibili. Si è pensato che, guarda, fatalità, lo scimpanzé può esprimere il linguaggio dei sordomuti. In realtà però ci si è resi subito conto che il suo linguaggio rimaneva nella forma del cosiddetto prelinguaggio. Cioè arrivava ad usare il meccanismo, ma non riusciva a sbloccare il carattere evolutivo del meccanismo. Vi faccio un esempio. Torno a fare l'esempio legato a mio figlio piccolo. D'accordo? Allora, dice il cavallo, lo chiamava prima, adesso lo chiama i. Allora, mio figlio certe cose, certe parole dice. Per esempio dice papà o dice mamma. Allora noi diciamo, benissimo, allora se dice papà, ha capito come si formula il suono papà. Quindi la parola, il suono P unito al suono vocalico A lo dice. Quindi se dice papà, può benissimo dire pappa. Ad esempio, dice papà, che differenza c'è tra papà e pappa? C'è una P in più, lo può dire. Bene, mio figlio pappa non la dice. Quando gli si dice vuoi la pappa, lui non dice pappa. Non dice neanche pa, che vorrebbe dire al limite la prima parte del suono. Dice una cosa completamente diversa. Eppure se è capace di dire papà, perché lo stesso suono non può applicarlo su un'altra cosa? Ecco, questo è il problema. Gli scimpanzé arrivavano ad esprimere il gesto che esprimeva la parola, che vi devo dire, cibo, ma collegavano quel gesto all'oggetto, non arrivavano a capire la duttilità che quel gesto poi poteva aver applicato ad un'altra cosa, perché per loro il gesto così
continuava ad essere legato esclusivamente al cibo. Come se io a mio figlio dico, io sono papà, quello è pappa. Mio figlio dice, chissà perché mio padre indica se stesso, cioè vuol dire se stesso, però mi indica il piatto di pasta. Cioè non riesce a spiegarsela questa cosa mio figlio. Questo è il problema, signori. Questo cammino l'abbiamo fatto tutti nella nostra esistenza. Solo che questo cammino l'abbiamo fatto senza rendercene conto. Ma senza rendercene conto, in qualche modo abbiamo affrontato quelle problematiche che filogeneticamente ha affrontato tutto il genere umano. Allora, questo è il consueto schema evolutivo. Allora, gli studiosi si sono posti un problema. Per un attimo, facciamo finta, poniamoci i due problemi che portano all'espressione. Per un attimo pensiamo che non facciamo la distinzione tra lingua, linguaggio, non lo facciamo per adesso. Quali sono le cose che sono necessarie per parlare? Innanzitutto una mente così articolata che possa esprimere il linguaggio. Secondo, un sistema della fonazione tale che mi consente di esprimerlo. Allora, andiamo ad analizzare le varie fasi dell'ominazione. Prima però devo fare la consueta specificazione che a molti di voi ho fatto in tante altre circostanze, forse anche qui, ma che è comunque doverosa per poterlo chiarire. Cioè, noi magari per capire l'evoluzione dell'uomo avessimo tante ossa quante ce ne sono stasera dentro questa stanza, d'accordo? Cioè non è così, cioè noi dell'Australopithecus, che è sto signore che vedete qua, grasso che cola, se riunendo insieme tutte le ossa d'Australopiteco che esistono oggi al mondo, grasso che cola, se otteniamo una quantità di ossa pari alla quantità di loro 5, è chiaro? Quindi i nostri studi si basano su poche ossa, e per capire com'era il cervello di questi signori dobbiamo sperare di avere i pezzi delle ossa del cranio, fare un calco dell'interno e capire come era fatto il cervello. Diciamo che siamo quasi sicuri che fino a questo livello qua, non è certo se fino qui o fino qui o fino qui, non solo non esiste la capacità di fonazione, ma non esiste neanche nella testa la capacità di articolare un linguaggio. D'accordo? Cioè, in altri termini, il linguaggio umano comincia da qualche parte tra i 2 milioni e il 1,5 milioni di anni fa. Linguaggio umano, non la parola, linguaggio umano, ok? All'epoca, cioè, degli australopitecidi, l'australopiteco, che è sto signore che vedete qui. Lui forse comincia ad avere possibilità di linguaggio. E cosa strana, cosa interessante, pare che una parte del linguaggio sia dovuta proprio all'inizio della posizione eretta. E qui è stato fatto una serie di riflessioni e di studi estremamente interessanti e particolari. Cioè, poniamoci un problema. Perché l'uomo a un certo punto deve aver cominciato a parlare? Perché? Perché mio figlio a un certo punto deve cominciare a parlare? Chi lo fa fare? Perché l'individuo deve apprendere come forma di comunicazione il linguaggio? Per interagire, d'accordo? Allora, mettiamolo in un altro modo. Perché uno deve interagire? Per necessità. Cioè, se io non ho necessità di nulla, che me ne frega a me di imparare una lingua? Sono bastevole a me stesso. Allora, è possibile che l'avvio della posizione eretta abbia reso necessario per l'uomo dover interagire in modo diverso con gli altri e avere una forma di linguaggio? Cioè, finché io sto da solo, o so da solo io con la mia compagna, lei vede cosa faccio io, e quindi di conseguenza, vedendo, è inutile che io
Io sto qui giù, lei sta lì su, oh, guarda che sta... non serve questo, sto accanto a lei. Ma se in realtà io non devo interagire solo con una persona, ma con più di una, se deve esserci un sistema che coinvolga più persone insieme e coinvolga più persone insieme in un ambiente particolare, ostile, che richiede una maggior accortezza o un maggior richiamo dell'attenzione degli altri, serve che questo linguaggio si evolva. Allora si è detto, il linguaggio nasce contemporaneamente alla posizione eretta e contemporaneamente in realtà alla necessità dell'individuo di, diciamo, allertare o di esprimere una comunicazione diretta a qualcuno in particolare piuttosto che a qualche altro, e qualche comunicazione in particolare. Se io qui sto raccogliendo un tubero e c'è lui lì sopra che sta facendo un'altra cosa, se io mi limito a dirgli ah, lui può capire che mi sono fatto male, oppure ho trovato una cosa importante qui, oppure che io da qui ho visto che lì c'è un leone e gli si sta per avvicinare, se lo sta per mangiare. Ma se io mi limito a fargli ah, come faccio a fargli capire questa cosa? Allora diventa importante che io non mi limiti a fare ah, ma differenzi il tipo di messaggio in base a quello che voglio comunicargli. È chiaro? Questo è un po' il meccanismo. E quindi nasce nel momento in cui la comunità tende ad ingrandirsi. Però c'è un problema. Io mica posso inventarmi il linguaggio così da niente, soprattutto perché il cervello è lui che comanda il linguaggio. Allora, e qui entra in merito la problematica evolutiva di darwinistica. Il cervello non costruisce da sé delle parti che prima non ha. Se nella testa non c'è un pezzo che serve a far parlare, come fa l'uomo a cominciare a parlare se non c'ha nel cervello così? L'evoluzione cosa fa? Fa trasformare a poter parlare delle parti che prima evidentemente servivano per altre cose. Allora il problema che si sono posti gli studiosi è: qual è quella parte che del cervello che noi abbiamo sacrificato e dedicato alla parola? Sono state fatte due diverse notazioni. La prima, evidentemente noi abbiamo sacrificato alla parola una parte che prima serviva del cervello, che prima serviva per mangiare. Da cosa si vede? Primo, il parlare è inconciliabile con il mangiare. Per noi umani, per le scimmie no. Le scimmie possono respirare e intanto mangiare. Hanno la laringe diversa. La scimmia non può morire strozzata dall'acqua o da un chicco d'uva che gli si incastra. Perché la scimmia può deglutire e intanto respirare. L'uomo non può farlo. È l'unica creatura al mondo che non può farlo, l'uomo. Quindi evidentemente una parte dell'apparato respiratorio che noi normalmente avremmo usato come primati anche mangiando, l'abbiamo sacrificata al parlare. E quindi di conseguenza, anche eticamente parlando, quando si parla, quando si mangia non si parla. Eticamente, questo è un giochetto, ma così. Seconda cosa importante, nel nostro cervello, ora poi vedremo quali sono le parti, la parte destinata alla parola, sono due zone ben precise, e sono prevalentemente le parti nell'apparato sinistro del cervello che si sono evolute insieme alle, a quelle parti, sono evolute insieme a quelle connesse con il movimento e la gestualità degli arti superiori. Quindi, l'essere umano è l'unico essere che nel 90% dei casi ha una predisposizione alla specializzazione dell'arto superiore destro. Cioè solo nell'uomo esistono nel 90% i destri e nel 10% i mancini. Negli altri animali non è così. Quindi evidentemente più l'uomo ha evoluto l'uso della fabbricazione degli strumenti,
fabbricandoli con la mano destra, più contestualmente si è evoluta quella parte dell'emisfero sinistro legato alla parola. E questo spiega come mai accompagniamo così tanto la parola con la gestualità, perché le due cose appartengono allo stesso emisfero del cervello. Qui siamo nell'evoluzione dei crani, eh? L'elemento legato alla parola in qualche modo è questa, oddio, scusate, questa linea centrale che vedete qui. Noi tendiamo a ritenere che da questo punto in poi tutti questi esseri che vedete qui, questi ominidi che vedete qui, potenzialmente erano in grado di comunicare, cioè avevano, neurologicamente parlando, la possibilità di esprimere un linguaggio. Linguaggio, attenzione, siamo ancora lontani dal linguaggio vocale, eh? Linguaggio anche gestuale. Abituiamoci a fare un discorso di linguaggio e non di lingua. Il linguaggio è già evoluto, perché altrimenti i nostri amici sordomuti dovremmo considerarli, secondo il famoso discorso di prima, non uomini, non esseri umani, d'accordo? Il linguaggio è una cosa che prescinde dalla lingua. Questo è il nostro apparato di fonazione, ma attenzione, la parola evoluta con il movimento, boh, incredibile. Ti pare che la parola deve andare avanti, l'evoluzione della parola, con l'evoluzione del movimento? Attenzione, ma noi parliamo perché ci muoviamo, cioè parlando e muovendo le labbra che io pronuncio le lettere labiali, i denti, la lingua, cioè è il movimento che mi dà le parole, altrimenti l'aria si limita ad entrare e uscire. Quindi è evidente che quindi maggiore la specializzazione del movimento, maggiore la capacità di articolare un linguaggio vocale, è chiaro? E cosa interessante, noi abbiamo una particolarità, abbiamo una particolare posizione delle corde vocali qui, qui a metà della laringe, molto in basso rispetto alla faringe. Ora, se noi proviamo a vedere gli altri animali, guardate, questo è il confronto di uno scimpanzé di qua e di un australopiteco di là. Una delle ragioni per cui molti animali non potrebbero mai parlare è che sono quadrupedi. Essendo quadrupedi, hanno una posizione particolare della trachea. E questa posizione non gli crea nella faringe la cassa di risonanza per esprimere i suoni. Quindi, in questo caso passiamo al linguaggio vocale, solo la posizione eretta ci dà la possibilità di poter parlare. Tant'è vero che qui vediamo la distinzione, appunto, tra la laringe di uno scimpanzé, la laringe di un australopiteco. Voglio attirare la vostra attenzione proprio su questo, guardate, la cavità nasale, le corde vocali, la faringe è questo spazio così stretto, la laringe è questo spazio lungo. Passiamo all'australopiteco, cavità nasali, faringe, questo spazio stretto, laringe più corta. Vediamo l'uomo di qua, guardate, abbiamo la laringe così, guardate la faringe quanto è grande di qua. L'aria nella nostra faringe viene modulata. Gli altri animali, quando respirano, praticamente ingoiano subito l'aria. La loro aria non si ferma. Non è che gli animali non hanno le corde vocali, eh? Anche tutti gli animali hanno le corde vocali, fanno parte dell'anatomia in questo caso, però le loro corde non sono vocali. Questa posizione, questa grande cavità faringea, noi ce l'abbiamo per la posizione eretta. Quindi va da sé che dal momento che l'uomo diventa erectus, anatomicamente comincia a sviluppare la possibilità di poter parlare. Neurologicamente il suo cervello comincia a poter arrivare a voler modulare quest'aria. Perché? Perché come necessità sociale c'è la necessità di avvertire quello lassù che sta arrivando il leone lì vicino.
D'accordo? E quindi cominciano ad esserci queste potenzialità. E nel cervello, nella parte del cervello che era connessa con la parte motoria, quindi i movimenti, qua, e la parte legata invece di qua agli spazi della respirazione, si ricavano due pezzi che sono la cosiddetta area di Broca, che è questa parte che vedete qui sotto, e l'area di Wernicke, che è questa parte qui, che sono i due spazi legati alla parola. Cioè, perché noi nel nostro cervello la parte che ci fa parlare non è tutta riunita in uno stesso posto, è divisa in due parti. Una parte qui, tra l'altro due parti lontane tra di loro, una parte di qua e una parte di qua. Questi sono i due pezzi legati alla parola, vedete? Perché una è legata alla parola come elemento probabilmente motorio e quindi è legata alla parte del movimento. L'altra invece alla parte connessa con la respirazione e con l'alimentazione. Lo sviluppo di queste due parti ha tolto spazio nel cervello a delle parti che evidentemente non servono più. Ormai per mangiare non si andava più a grufolare per terra e quindi quello spazio non ci è interessato più. L'abbiamo utilizzato per un'altra parte. Questi qui, signori, ovviamente sono gli aspetti, perdonatemi, meccanici della parola. Quello che è certo è che l'uomo potenzialmente diventa in grado di poter parlare. Il problema è, ma parla? Il linguaggio ce l'ha, perché se non avesse avuto un suo linguaggio, già l'australopiteco sarebbe estinto. Sicuramente il linguaggio ce l'ha. Sarà un linguaggio gestuale, purtroppo non lo conosciamo. Il problema, voi capite, è che tutto questo è legato, altra cosa importante, altra precisazione importante, voi vi rendete conto che noi per studiare il linguaggio, per studiare la lingua, partiamo di lingua adesso, siamo purtroppo vincolati, e questo non vale solamente per l'incontro di oggi, vale per tutti gli incontri che riguarderanno le prossime volte, noi purtroppo per le lingue siamo vincolati a un'altra cosa che purtroppo è soggetta a problematiche e a manipolazioni e a delle leggi sue, cioè la scrittura. Come faccio io a sapere come parlavano gli antichi romani? Perché ho una scrittura. Salvo adesso esserci resi conto che forse quella scrittura ci ha ingannato, nel senso che noi oggi siamo quasi convinti che la maggior parte della gente, la gente del popolo, già nel terzo secolo dopo Cristo, e poi ne parleremo di questa cosa, terzo secolo dopo Cristo, siamo ancora all'epoca dell'impero romano, siamo all'epoca dei Severi, vi rendete conto? Parlavano forse già italiano la gente, e il latino era usato nella scrittura ufficiale, ma la gente parlava già italiano, non volgare, attenzione, proprio italiano, non parlava certamente l'italiano nostro, né quello di Dante, ma già parlava una lingua molto più simile all'italiano che al latino. Però noi purtroppo possiamo affidarci solo alla scrittura, quella abbiamo, e per quest'epoca che non abbiamo nemmeno la scrittura, il discorso è ancora maggiore. Comunque, questo che vedete qui, questo signore che vedete qui, a un uomo di Neanderthal. Noi fino a qualche tempo fa pensavamo che gli uomini di Neanderthal fossero tutti pelosi, no? Vi ricordate nei libri di scuola elementare, gli uomini di Neanderthal erano delle scimmie. Adesso si è scoperto, no, l'uomo di Neanderthal era molto più simile a noi. Non era tutto peloso. Ora, io francamente mi è capitato anche in metropolitana di incontrare gente così, quindi in realtà, cioè, adesso, perché non voglio guardare voi singolarmente in questa sala, però insomma, però, diciamo che l'uomo di Neanderthal probabilmente è molto più simile a noi come noi immaginiamo. Noi pensavamo l'uomo di Neanderthal non può parlare, perché? Perché siamo al discorso di prima, cos'è che distingue l'uomo? Che parla. Quindi l'uomo di Neanderthal siamo noi? No. Quindi sicuramente non parlava. È chiaro? È una nostra giustificazione, no? Dire non parlava perché non era noi parliamo, lui no.
nel 1978 non solo è stato scoperto un piffero, flauto, dell'uomo di Neanderthal, quindi vuol dire, boh, forse non parlava, però addirittura suonava. Curioso sto fatto, non parlava ma suonava. Ma soprattutto appunto in questa grotta di Israele è stato scoperto per la prima volta un osso ioide. L'osso ioide. E qui vedete a confronto un osso ioide nostro, questo, bianco, con l'osso ioide trovato nella grotta israeliana, questo. L'osso ioide, che è l'osso che c'è qui sotto, è l'unico osso che ha dei segni sopra in grado di poter capire se la lingua che è innestata praticamente sull'osso ioide esprime, cioè fa dei movimenti pari a quelli che solo parlando si possono fare. Ebbene, sull'osso ioide dell'uomo di Neanderthal sono stati trovati dei segni di inserzione della lingua che indicano che a quanto pare parlava. Forse, perché solo quelli sono dei suoni, forse emetteva solo alcuni suoni, cioè, questo è difficile da dire, cioè sull'osso ioide sono presenti quei segni dei suoni che noi emettiamo con la lingua, tipo le lettere palatali o alcune lettere labiali, eccetera. Altre lettere sull'osso ioide non lasciano segno, quindi può darsi che l'uomo di Neanderthal parlasse arabo, quindi parlasse una lingua tutta culturale e quindi non aveva bisogno di usare quei segni che non lasciano segno sullo ioide, quindi questo non si può dire. Fatto sta che tuttora c'è una lotta tra i glottologi e gli antropologi, qualcuno dicono che l'uomo di Neanderthal parlasse fluentemente, qualcun altro dice che l'uomo di Neanderthal emetteva solamente alcuni suoni che erano suoni in realtà di un certo tipo, perché dice pare che in realtà i segni maggiori sono segni legati alle A, alle E e alle I. Non poteva dire la O e la U. E allora è uscito un famoso articolo 3-4 anni fa, perché tra l'altro questa scoperta è una scoperta nostra, italiana, perché pur essendo l'osso stato scoperto in Israele, è stata l'università di Parma, pensate, in accordo con un'altra università, l'università di Trieste, e con una università americana, a fare appunto questo studio. Perché uscì un giornale dicendo l'uomo di Neanderthal non parlava, però cantava. Perché appare appunto che i suoni che lui metteva erano suoni di un certo tipo in particolare. Oggi noi tendiamo a ritenere, non col placito di tutti gli studiosi, perché c'è un antropologo che si chiama MacDonald che ritiene che non è vero, che nonostante anche Lieberman, che già aveva in parte seguito questi studi, pur non essendo lui vissuto, essendo lui morto diversi anni fa, però dicevano che no, l'uomo di Neanderthal non parlava, quindi tuttora c'è questa diatriba se parlasse o non parlasse. Una cosa è certa: noi oggi colleghiamo la comparsa del linguaggio vocale con l'arrivo dell'homo due volte sapiens, cioè con noi. Ora, seguendo un po' la frase che vi ho detto, che vi ho letto all'inizio, è stata la fonazione, cioè la lingua vocale, a indicare il passaggio all'homo due volte sapiens, cioè noi siamo omini due volte sapienti perché parliamo? Siamo in qualche modo una specie che proprio perché parliamo ci siamo distinti dagli altri? Oppure noi eravamo diversi dagli altri e come tali parliamo? Questo è un po' il discorso dell'uovo e della gallina. Una cosa è certa, anatomicamente parlando, l'uomo è in grado di esprimere un suo linguaggio da circa 1.800.000 anni fa. Anatomicamente parlando, l'uomo è in grado di esprimere un linguaggio vocale da circa 400.000 anni fa. Poi, se queste cose anatomicamente sono possibili,
quando possiamo dire che la lingua è diventata veramente tale? Quanto, per esempio, io prima vi ho detto il discorso dell'uomo di Neanderthal che cantava in modo scherzoso, ma può, dobbiamo riflettere, perché per noi oggi parlare significa fare certi suoni, esprimere un certo tipo di sonorità, e in tutte le lingue del mondo funziona così. Ma chi ci dice che in un certo momento un certo genere uomo possa aver avuto una sua forma di comunicazione, in qualche modo anche di linguaggio vocale, fischiando, magari facendo il verso di alcuni uccelli? Chi ci dice che il fischio, che non ha bisogno di quel stosso ioide fatto in un certo modo, non ha bisogno di certe cose, non fosse già una forma di vocalizzazione? Qui è molto più difficile da dire. Una cosa è certa, sulla strada per la comunicazione vocale noi ci siamo già da molto tempo. Per arrivare però a parlare di una lingua complessa non abbiamo possibilità di dirlo, perché per arrivare a parlare di una lingua dobbiamo per forza passare attraverso un'altra cosa che ce ne dà la documentazione certa, cioè la scrittura. Quindi noi la prossima volta, quando comincerò a parlarvi di lingue in qualche modo complesse, potremo cominciare a parlarne, ma solo quando avremo un supporto di scritture, vedi l'ebraico, l'egiziano, l'accadico, il sumero, che ci consentiranno di capire le vere differenze. Poi, se volete, possiamo anche divertirci a provare a fare una serie di esperimenti di lingue prescrittura, cioè capire come in realtà a latere della scrittura, senza la scrittura, possiamo anche divertirci a capire forse come erano le lingue, capire come mai siamo sicuri che, ad esempio, ormai che nell'antica Roma non esisteva il suono V e che esisteva solamente il suono U, ormai ne siamo convinti, e che quando comparve il suono V, il suono V non era la V, ma era la B. Cioè era la B che si pronunciava V. E la B non esisteva. D'accordo? Allora il concetto è, però quando compare la B? Forse la B compare addirittura, pensate, forse addirittura nel Medioevo. Prima del Medioevo non esisteva il suono B. O secondo altri esisteva il suono B, ma non esisteva la P. Cioè era la P che si leggeva B. Allora, secondo i recentissimi studi, e questo è il latino, cioè non sto parlando dell'epoca di Echenina, di Sargon il Grande, dice sperduti su Sumeri, c'è quello che gli pare, tanto noi la lingua dei Sumeri non la conosciamo. No, questo è il latino, d'accordo? Cioè oggi si pensa che, quindi si sta pensando che in latino la V non esisteva, quando esiste è la B che si legge V e la P che si leggeva B. D'accordo? Quindi che vuol dire? Che il fiume di Roma si scrive Tiber, ma si diceva Tiver, infatti diventa Tiver, Tivere, d'accordo? Ecco. Oppure il linguaggio del bambino, il pianto del bambino, si scrive Vagitus, ma se la V non esisteva era Wagitus, che è il verso onomatopeico del pianto del bambino, Wa, è chiaro? Quindi tutte queste cose ci aiutano a capire come forse devono essere alcune forme di sonorità linguistica a latere di quello che la scrittura ci dice. Ma questo poi lo vedremo in un secondo momento. Grazie dell'attenzione, buona serata.